Salve a tutti, Sims! Benvenuti al mio canale, io sono Maricelle e siamo nella Asylum Challenge. Eccoci qua, ragazzi. Allora, abbiamo lasciato la nostra Sim che è tornata dal lavoro disperata, nel senso proprio veramente stanchissima, con un sacco di bisogni, tutti i letti occupati, veramente tutti. Infatti, lei è andata a dormire sul divano. Vediamo se anche questo letto si era effettivamente occupato. Ma io sradicherei una di loro. Perché? Perché la nostra Sim è quella che deve restare comunque più in forma anche per questioni lavorative. E quindi è giusto rubare il posto agli altri, è giusto. L'altra volta li abbiamo visti cimentarsi nel club di manualità e volevo questa volta cimentarli nel club di lettura, ma mi avete consigliato magari di fare entrambi i club. Ecco, lei pensa alla famiglia, la cosa mi piace. Vai, vai, vai. Lei ha fame, benissimo, hanno fame. Vabbè, in frigo trovate qualcosa, dai. Hai cucinato tu, mi pare, l'altra volta, cose buone. Quindi tu adesso dormi. Dopo averla fatta dormire, magari la mandiamo in bagno. Dovrebbe farsi anche una bella doccia, devo dire, quindi fatti una bella doccia e vediamo come stanno i nostri sim. Allora, questi ormai hanno il letto fisso sostanzialmente. Lei sta mangiando benissimo, quindi si sta arrangiando in qualche modo. Lei non so, è andata a dormire, forse sta dormendo. Sì, esatto, è andata a dormire qua perché non abbiamo posti letto, ne abbiamo pochi. Lui sta dormendo qui. Lui invece è in un bel letto grande, quindi una bella stanza grande. Lui è qui, benissimo. E lei sta dormendo, non è nemmeno sdraiata, sta dormendo direttamente così. La disperazione, ragazzi, la disperazione. Facciamoli riprendere un pochettino, tutti quanti. E poi gli facciamo riprendere le loro consuete attività, diciamo, lavorative. Mi spiace che siano così stanchi, però questa è la challenge. Effettivamente sapevamo che sarebbe stata una disperazione dopo un po'. Lei puzza anche di brutto, guardate. Perché praticamente loro non si lavano. Questa cosa mi piace. Non si lavano. Fantastico. Dai, vai a vai a far pipì. Vai. Dove sta andando a fare pipì, ragazzi? Ah no, è qua, è qui. Benissimo. Dai. Adesso potresti anche farti la doccia. Se ti fai la doccia non serve che ti lavi subito le mani, eh? Non è che. Sì, hai fame, va bene. Infatti devi cucinare. Allora, noi per liberarla dobbiamo esaudire il suo desiderio vitalizio. Quindi cucinare due pasti con lo stesso motivo ispirato, cucinare cinque pasti eccellenti, eccetera, eccetera. Allora, no, tu adesso usi questa doccia. O non puoi? Non puoi utilizzarla. Ah, non si può utilizzare. Adesso perché non si può utilizzare questa doccia? È inutilizzabile. Questo è un problema. Ma perché? Probabilmente è stata messa lì, col Move Objects e c'è qualcosa che non torna. Vabbè, vatti a lavare intanto dove puoi. Quindi in pratica abbiamo solo un bagno in cui lavarci. Probabile. Vediamo gli altri come stanno, perché abbiamo visto che lei, dove è finita, è a disagio. Puzza, ha fame. Ragazzi, oggi sono ridotti malissimo i nostri sim. Oddio, no, ragazzi, guardate la nostra sim, gli hanno rubato il posto. Allora, il problema è che qui la doccia non si può utilizzare. Questo è un problemino. Aspettate, provo a fare delle cose, delle modifiche. Ecco ragazzi, provo così, ho tolto il muro, provo così, c'è un po' il rischio che entri qualcuno, però facciamo una prova a vedere se c'entra qualcosa al muro. Dai, prova a farti la doccia. Lei è furente? Perché è furente? È arrabbiata, guardatela. Ragazzi, se notate, puzzano praticamente tutti. È lo sclero generale. Comunque così sembra funzionare. Lei sta andando. Ok. È vestita benissimo. Con un bel abito lungo anche. Fantastico.
Sono tutti disperati. Guardate come sono ridotti male. Vabbè, a parte lui che sta ballando, lui ha dormito, ha mangiato, ha fatto. Vabbè, tranquillo, non c'è problema. Anche lui ha dormito bene, quindi sta pulendo i piatti, ragazzi. Bravissimo, bravissimo davvero. Qui qualcuno ha fatto dei panini. Cioè, ragazzi, io non lo so. Abbiamo dei ragazzi bravissimi. Lei ha fame, ha sonno. Ed è un problema questa cosa. Allora, chiamiamo a tavola un po' tutti. Quindi, dai, lavati. Sì, dai. Con questo abito lungo che non c'entra niente. Guardate, con la coda anche lei. Sono tutte sirene. Sono tutte sirene. E ha un sonno tremendo. Eppure un po' l'abbiamo fatto dormire. Ma un sonno proprio che non ci vede più la nostra Sim, ragazzi. Gli altri adesso stanno decisamente meglio. Non mi sembra che puzzino più. Mi sembra di no. Forse si sono lavati. Effettivamente si sono lavati. Lui è un po' a disagio. Lei è sempre. Guardate, fanno tutti ovviamente. Sono pazzi. Quindi, insomma. Sì, no, lei puzza ancora. Però è felice così, a caso. No, è arrabbiata. Guarda qua, mamma mia, mamma mia. E lei ovviamente sta impazzendo. Chiedili a loro come stanno. Racconto una storia buffa. Lamentati dei problemi, vabbè, sfogati un po' con loro. Dai, racconta un po', vediamo come stanno tutti. Tutti vorrebbero parlare con lei, ma lei tipo è stanchissima. Condividi idee brillanti, vediamo un po' come stanno. E intanto io direi di iniziare anche il raduno del club, di tutti e due i club, come avete detto voi. Iniziamo il raduno e iniziamo il raduno. Quindi, ah no, non si possono tutti e due insieme, ragazzi, mi sono dimenticata. Non tutti e due insieme perché ci vorrebbero due sim diversi, ora che ci penso. Credo, almeno credo, non vorrei dire una sciocchezza. Esatto, se faccio il club di lettura non posso fare quello di manualità. Quindi niente, per adesso club ragazzi di lettura. Anzi, no, ragazzi, facciamo prima club di manualità perché decisamente. Allora, lezione di manualità, benissimo. Qui la porta è aperta, spero. Sì. È aperta. Tu dove vai a dormire? Vai a dormire qua, dai. Mandiamo la nostra Sim a dormire finché c'è il club di manualità attivo. E vediamo se è proprio attivo, sì. Partecipa al raduno. Ma quindi è attivo o non è attivo? Sì, è attivo. E sta dormendo però, giustamente, perché è veramente troppo stanca. Però c'è anche il club di lettura, guardate. Ci sono entrambi i simboli, io questa cosa non la capisco. Oggi è un po' così, oggi è un po' così. Ragazzi, lei è triste. Guardatela, ma non sappiamo il perché, giustamente non possiamo guardarla e non sappiamo il perché. Lei sta dormendo così e nessuno si sta dando da fare per il club, mi sembra, o almeno loro del club di lettura sì. Lui sta leggendo, stava leggendo quantomeno. Manualità, nessuno sta facendo nulla. Vediamo se lei va a dare da bere alle C. Lei va a dare da. Ma allora sono attivi tutti e due. Termina il raduno, vediamo un po'. E partecipa. No, in teoria sarebbe uno alla volta, però si è un po' tipo buggato o qualcosa del genere. La cosa più importante è che diano da bere alle piantine comunque. Quindi non ci interessa. Qui qualcuno si sta facendo il bagno, per fortuna, ne aveva decisamente bisogno lei, e vedo che si sente anche decisamente meglio, però vi ricordo che qui è tutto sporco. Nessuno che balla qui, no. Benissimo. E poi direi di organizzare una bella partita a carte quando lei si riprende un po'. La voglio bella, bella, bella carica stavolta. Ma abbiamo sempre questa Sim che da arrabbiata, però da arrabbiata dà da bere alle piante, quindi ci fa piacere. Voglio assolutamente aggiungere la pianta mucca. E per farlo, nella prossima puntata vedrete come farò, perché ho trovato una mod particolare.
E quindi vedrete di cosa si tratta. Ora non vi dico niente, in cui ci saranno tante cose particolari. Allora, lei è concentratissima, ci sta facendo un bellissimo lavoro. Vediamo se c'è qualcuno che legge, perché il club di lettura in teoria è attivo, ma sì, stanno andando a leggere loro, come vedete. E quindi stanno, penso, discutendo di libri adesso. Oh, che bella pacca sulla spalla. Io questa pacca sulla spalla non l'avevo mai vista. Ultimamente la sto vedendo più spesso. Questi saluti amichevoli, nuovi, diciamo. Mandiamo lei, magari. Basta dormire. Mandiamola a dipingere un pochettino, che abbiamo di bisogno di soldini. Allora, dipinto classico grande. Però non stiamo mandando avanti effettivamente la sua aspirazione, ma vabbè. Magari diventa appunto ispirata. Quindi potremmo mandarle avanti l'aspirazione. Dai, dipingi qualcosa e che poi lo vendiamo. Se finissero di fare anche questo, magari potremmo anche venderlo. Qui abbiamo qualcosa? Sì. Qui possiamo vendere a un collezionista questo. Non è che ne abbiamo tantissimi di simoleon, c'è da dire, però qui intanto stanno andando bene le piante. Lei ha bisogno. Eh sì, lei è proprio messa male come piantina, ma dai, si sta andando da fare. Lui cosa sta facendo? Forse sta programmando la lezione di lettura. Avevo dato questa interazione. Sì, programma, sì. Quindi credo che stia programmando, a meno che non sta gingillando a fare il nulla. Lei cos'ha? È a disagio ed è qui così. Vediamo un po'. Non lo so, le viene da piangere. Ha qualcosa? Non sappiamo cosa. Di solito lei era quella che dipingeva. E non sta facendo niente, ragazzi. No? Non saprei perché. Lei con aria molto così da non voglio fare niente, sta andando da qualche parte. A fare nulla, forse da leggere? Vediamo un po'. Qui ci sarebbe una bella libreria. Infatti qui sopra i libri, guardate. In effetti sì. Sono curiosa di vedere dove sta andando lei. Si sente tipo flirtante a giudicare dall'icona. Forse andando a dormire? Sì, stava andando a dormire. Era stanca. Ah, lei ha quasi finito. Che bello, ci piace. Ed è ispirata, ragazzi, dobbiamo cogliere l'occasione. Vendi anche questo. Vendi a un collezionista e poi andiamo a cucinare. Allora, vediamo cosa abbiamo in frigo. Dovremmo avere un po' di cose, onestamente. Però lei deve cucinare comunque. Allora, frutto grigliato, macedonia. Dove sono i panini? No, tutti finiti quelli che abbiamo fatto prima. Come vedete, le cose qua finiscono come se non fosse nulla. Servi cena. Direi un maccheroni e formaggio. Anche perché lo stato emotivo è ispirato, quindi dobbiamo approfittarne. Sono le prime due cose che dobbiamo fare: due pasti. Quindi vai, vai, cucina, 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 cucina. E poi, visto che hanno fatto appunto questa lezione di manualità, li chiamiamo tutti a tavola. Avanti. Il tempo trascorso a compiere i lavori di falegnameria è servito. Controllo alimentare. Ho detto sì, che bello! Hanno finito il lavoro di falegnameria, ragazzi. Che bello! Lei ha finito. E quindi cosa hai costruito? Non si sa. Dopo controlliamo. Intanto finisci qua. Brava. Servi. Oh, abbiamo anche raggiunto il livello 3 di tartare di cucina, quindi lei si prende la porzione senza dire niente a nessuno. Benissimo. Ah, e guardate quanti piatti sporchi. Non posso neanche trascinarli io. Non posso farlo. Devo farglieli pulire a lei per forza. Non so se gli altri abbiano fame, però vabbè. Fai una cosa, poi ripulisci. E poi cuciniamo un nuovo pasto. Intanto questo lo mettiamo via. Ed è veramente, ragazzi, il delirio. È il delirio. Qui stanno iniziando, ragazzi, i problemi con i sim, ma veramente.
come vedete, sono impazziti tutti quanti. Sono veramente impazziti tutti quanti. Lei è andata a dormire. Lei sta lavorando, guardate che brava. Veramente non pochi problemi, non pochi. Raggiunto il livello 2 di manualità, Sara Fabbri, bravissima. Bravissima, abbiamo dei lavori di falegnameria, quindi che stanno completando. Ma perché lava il suo piatto e poi tutto il resto non si sa, vabbè. Vai a pulire anche tutto il resto, è il tuo lavoro, lo devi fare. Ah, lei è bloccata qui, ragazzi. Oddio, non ci posso credere. Come bloccata? E non possiamo neanche gestirla. Ragazzi, è bloccata qui. È un problema. Questo è un problema. Perché quando inizio ad avere fame, come fa? Io non so perché sia bloccata, ragazzi. Ma non la posso gestire. Non la posso gestire. Quindi se lei rimane bloccata lì, rimane così. Dai, pulisci. No, non vuole pulire. No, è terribile, non vuole pulire. Ripulisci. Allora, l'unica cosa che possiamo fare sarebbe andarle a parlare e vedere se riusciamo a tirarla fuori da lì. Vediamo se possiamo chiamarla, magari. Spelli, lascia il club. Amichevole. Lei, tra l'altro, è troppo stanca anche. Vai qui, intanto. C'è anche il bagno, quindi al limite se ti scappa la pipì, puoi andare. Ok, vediamo se ci chiama. Chiama, vanta, ti urla contro. Azioni. Non lo so. Discuti degli interessi, vediamo se magari va a parlarci. Non c'è chiama a te. Ragazzi, abbiamo il rischio che questa sim ci muore se resta lì. Abbiamo questo rischio. Ancora cose di falegnameria, ragazzi. Oddio. Vuoi uscire dal bagno? No, non vuole uscire. Lei gli sta chiedendo, vuoi uscire? Lei, no, 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 mi piacerebbe stare qui. Oddio. Non ci posso credere. Aspettate, intanto eliminiamo il club. Terminiamo il raduno. E non so, lei non si muove, ragazzi, però. Non fa nulla. Non si muove. Vai a far pipì. Adesso non esce più neanche la nostra sim. Non ci posso credere. Non sta uscendo più neanche la nostra sim. Oddio. Cala pipì qui. Oddio. Non posso crederci. Non escono. Vediamo, cacciandola fuori. No. Non posso. Aspettate, no, devo eliminare i muri. Visto che adesso non esce la nostra sim la possiamo gestire. Quindi devo farlo. C'è un bug. Ok. Dov'è la nostra sim? Sono qui fuori. Ok, era un bug. Vai a fare pipì? Magari? Da qualche parte? Dove vuoi tu? Mamma mia. Ragazzi, abbiamo rischiato che morissero a stare lì, eh? Abbiamo rischiato. Dovrò rimettere anche il muro, tra l'altro, però non capisco, come mai ha fatto questo scherzo. Qui c'è lo schifo, veramente lo schifo. C'è il club di lettura attivo, ma in realtà, non è attivo, quindi. Bene. Lezione di lettura, termina raduno. Ecco qua. Sì, dai, forse l'abbiamo fatta. Potete anche smettere di leggere, direi che sono andati da fare abbastanza. Vediamo un po' cosa c'è nell'inventario per la falegnameria. Allora, nulla. No, forse non è qua allora. Non ditemi che è nell'inventario della sim, perché in quel caso non possiamo farci assolutamente niente. E penso che sia nell'inventario suo a questo punto e noi non la possiamo vedere e quindi non ci serve a nulla. Ma io credevo andassero nell'inventario di famiglia. Vediamo un po' cosa diceva la scritta. L'inventario no, del tuo sim. Non possiamo, non lo so se
magari si può fare l'eccezione per vendere gli oggetti. Ditemi voi cosa ne pensate, perché non era detto niente in proposito a questo, se possiamo andare sul sim giusto per vendere appunto gli oggetti. Lei il giorno dopo deve andare a lavoro ed è un problema non da poco questo, ma cosa ci possiamo fare? Come aspirazione siamo andati avanti solo uno di due, però di pasti eccellenti 3 di 5 ragazzi, quindi lei sta cucinando pasti eccellenti a tutto spiano, questo è molto molto buono. Qui abbiamo anche... No, possiamo sostituire... No, dai, no, deve ripararlo, ma non ora. Abbiamo, vabbè, il water rotto. Tu dormi, che devi andare a lavoro. Ok, fermiamoci qua, fermiamoci qua. Oggi, ragazzi, è stata una cosa terribile. Abbiamo rischiato tantissimo, perché abbiamo rischiato che la nostra sim morisse nel bagno e anche che l'altra sim morisse nel bagno. Se rimaneva bloccata lì era veramente un bel problema. Abbiamo i sim in condizioni pietose. Sta iniziando la challenge veramente a essere complicata, perché all'inizio i sim stavano comunque abbastanza bene, adesso non più, decisamente non più. Abbiamo sporcizia ovunque, quindi stiamo veramente facendo fatica a mandare avanti le cose. I sim sono sporchi, hanno fame, hanno sonno, hanno tutti i bisogni, sono folli, furenti, hanno tutto. E nella prossima puntata direi di aggiungere, per semplificare le cose, anche una bellissima pianta mucca, perché la pianta mucca ci manca veramente. E quindi noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!